quali sono le cose che vi bruciano dentro, i valori che sentite, che cos'è che vi fa andare a lavorare la mattina, che cos'è che vi fa spendere tutte quelle ore sul lavoro. Le persone non comprano che cosa fate, le persone comprano perché lo fate, quello in cui credete, ideali, dove volete arrivare, il vostro, quello che vi brucia dentro, questo comprano le persone. Se Microsoft dice le cose che noi abbiamo detto scommettendo nel 2003 sull'open source, vuol dire che forse non abbiamo sbagliato tutto. Siamo sempre più convinti che l'approccio non solo tecnico ma anche culturale con cui stiamo portando avanti i prodotti e le partnership sia l'approccio giusto. La faccia di gente che crede in quello che fa, gente che crede che quello che sta facendo può cambiare il mondo, sta cambiando il mondo, ma soprattutto sta cambiando loro stessi. Noi volevamo dimostrare che in realtà la gente comune, se si mette insieme, può davvero fare la differenza, no? Mettendo un tassellino uno sopra l'altro si riusciva a ottenere un risultato che era gigantesco, che se ci pensiamo non è molto lontano dal concetto di open source, no? Tante persone danno un proprio piccolo contributo e insieme si crea un meccanismo pazzesco che sta cambiando il mondo. Solidarity Servizi ha una storia di 40 anni e si occupa della disabilità, creando un lavoro vero per persone che hanno una grossa fatica a affrontare per la prima volta o riaffrontare dopo un crash, chiamiamolo così, un crash di sistema, il mondo del lavoro. Il punto vero è che loro il lavoro se lo sono dovuto guadagnare o riguadagnare. Una boccata d'aria rispetto agli altri lavori che ho fatto negli ultimi 9 anni. In teoria sarebbero firewall, però io con l'inglese... Ma è possibile per due fattori che oggi vogliamo condividere con voi in tutta questa giornata. Un obiettivo chiaro e un percorso da percorrere insieme.